Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo elegante poncho coprispalla che io ho deciso di chiamare Poncho Noir. Innanzitutto vi voglio dare i miei migliori auguri di questo nuovo inizio anno. Se ho fatto bene i calcoli, questo video dovrebbe uscire proprio il primo gennaio e quindi ci tengo a fare a tutti voi tantissimi auguri di buon anno, con la speranza che questo anno ci porti finalmente qualche gioia e non soltanto tanti tanti dolori come l'anno passato. Detto ciò, concentriamoci sulla creazione. Questa creazione io l'ho realizzata lavorando insieme due filati che sono il Cincilla Luxe della Mistrico Filati, e io ho usato il colore nero con quello spruzzo di luccichio, e l'altro filato che ho usato insieme è il Fiammingo, il colore 03, che è lo sfumato che va dal grigio chiaro al grigio scuro. Ho deciso di unire questi due filati perché non volevo un poncho tutto nero, ma volevo dargli qualche cosa in più e non solo i luccichi, io tanto dal Cincilla Lux. Per questo ho deciso di unire il fiammingo e vedete il risultato: non solo luccica il poncho, ma appunto questi sprazzi di grigio che trovo veramente molto carini. Dà quel tocco di brio in più all'intero poncho. Naturalmente in descrizione vi lascerò il link per poter acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Innanzitutto vi dico che io ho utilizzato un totale di 400 grammi, suddivisi così: 100 grammi, quindi un gomitolo solo del fiammingo che mi è totalmente finito, 3 gomitoli del Cincilla Lux, di cui l'ultimo me ne è avanzato pochissimo, e ogni gomitolo di entrambi i filati da 100 grammi, quindi 100 grammi però del fiammingo, 300 grammi del Cincilla Lux, quindi un gomitolo, 3 gomitoli. Come sapete, purtroppo del fiammingo l'ametista ci è terminato, ma ci sono tantissimi altri colori che potete usare. O è terminato, forse è rimasto un gomitolo, non mi ricordo, però comunque potete usare gli altri colori del fiammingo e abbinarci il Cincilla Lux, quello non color ma quello a tintonita, per poter creare il poncho che vi piace e dargli il giusto colore che più vi aggrada. Io per esempio vi consiglio che se utilizzate il colore oceano del fiammingo potete abbinarci un Cincilla Lux del colore ottanio o anche del colore blu, oppure se utilizzate il fiammingo foresta, quindi quello con le tonalità del verde, potete utilizzare del fiammingo o un bel giallo, quindi per dargli proprio quella cosa più accesa, o comunque il verde, che non si chiama verde, ma non mi ricordo il Cincilla Lux che nome ha. Però comunque potete veramente sbizzarrirvi e dare la giusta combinazione ai colori per dar vita al poncho che più desiderate. Oppure, come nel mio caso, potete usare sempre il fiammingo numero 03, ma invece del Cincilla Lux nero potreste usare quello grigio. Quindi veramente vi potete sbizzarrire. E come vi ho detto, io ho utilizzato 400 grammi, 100 del fiammingo, 300 del Cincilla Lux, e ho lavorato con un 100 e numero 5. La lavorazione è semplicissima, è un giro che va sempre ripetuto, e questo è perché, visto che comunque lavoravo con un filato effetto pelliccia, non volevo scaricare troppo con un punto complicato, quindi ho deciso di optare per un punto classico molto molto semplice e ripetere sempre lo stesso giro. Questo ha dato vita a questo poncho che comunque vi posso assicurare che è caldissimo, nonostante sia un po' forato, perché comunque vedete è un pochettino forato. Spero che così si veda meglio. Ecco, forse così lo potete vedere meglio. Però vi posso assicurare che è caldissimo, proprio perché l'effetto pelliccia dà quel senso, ma dà proprio quel calore necessario per un poncho. Detto ciò, spero che questa lavorazione vi piaccia. Ah, forse non mi ricordo se vi ho detto, comunque il mio poncho è largo 43 cm e largo 140 cm, quindi mi raccomando, se lo volete fare più largo o più lungo, dovete andare ad acquistare per forza un fiammingo in più, perché io del fiammingo l'ho terminato tutto, mentre del Cincilla Lux, diciamo che comunque un altro gomitolo vi serve. Questo se lo volete fare o un po' più largo o un po' più lungo. Quindi, detto ciò, vi auguro ancora tantissimi auguri di buon anno. Se realizzate questo poncho, mi raccomando, come sempre, potete taggarmi sia su Facebook, dove mi troverete come Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio, o come Uncentando con i filati, se avete acquistato il filato presso la Merceria Coleti o sul nostro sito Uncentando con i filati. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video tutorial.
Allora, per realizzare il nostro poncio coprispalle io utilizzerò due filati che sono il fiammingo, il colore 03, che è quello che è sfumato, che va dal grigio chiaro al grigio scuro, e il cincilla luxe nella tonalità del nero con, vedete, questo luccichio bellissimo. Allora, io come avete visto nel modello ho lavorato i due fili insieme, purtroppo se li lavoro insieme nella telecamera non si nota, quindi ho deciso di farvi vedere il punto lavorando soltanto un colore, questo che è il più chiaro, per farvi vedere un po' la lavorazione come viene, però il punto è molto semplice, quindi non ci saranno problemi. Però vi dico questo, io lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e la mia stola poncio è venuta larga circa 43 cm e io ho montato 66 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 5, a cui va aggiunta una catenella per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi se voi volete farla più larga dovete andare a aumentare di 5 catenelle. Detto ciò, io invece nel mio video qui vi farò vedere un piccolo campione dove ho montato 16 catenelle, proprio perché multiplo di 5 più una catenella iniziale. Quindi vi faccio vedere come andare a realizzare il nostro primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1 2 3. Catenella di separazione, prendo il filo, entro nella prima catenella delle mie 16 che ho fatto e vado a fare una maglia alta. Allora, vi posso assicurare che io già qui noto tranquillamente dove devo entrare, ma lavorando con un altro filo che non è peloso si noterà molto di più la lavorazione. Ve lo voglio far vedere in modo tale da capire bene. Vedete? Ecco, così si vede meglio. Vedete, si nota molto di più sia le catenelle che la maglia alta. Perfetto, quindi continuiamo. Dopo aver fatto il ventaglio andiamo a fare 3 catenelle. 1, 2, 3. Prendo il filo, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e di nuovo vado a fare il mio ventaglio. E vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta e continuo così per tutto il giro, quindi 3 catenelle, salto 4 catenelle di base, 1 2 3 4, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 3 catenelle, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta, che è la mia ultima catenella, e di nuovo da fare maglia alta, catenella di separazione, e rientro un'altra maglia alta. Quindi veramente semplicissimo. Ci giriamo con la lavorazione e vi faccio vedere, il giro va sempre ripetuto, quindi faremo una maglia bassissima per entrare all'interno dell'archetto di una catenella del ventaglio e di nuovo andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, prendiamo il filo, rientriamo e facciamo una maglia alta. 3 catenelle, 2, 3, saltiamo tutto, andiamo nell'archetto del ventaglietto e di nuovo andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, rientriamo un'altra maglia alta. 3 catenelle e ricominciamo. Quindi vedete, la lavorazione è molto semplice e come vi ho detto, lavorando insieme questi due fili si noteranno molto di più la lavorazione, quindi anche se userete filati di colori diversi, e io vi consiglio veramente, ci sono tante combinazioni sfiziose che potete fare usando sia il fiammingo che il cincilla luxe tinta unita, quindi veramente vi potete sbizzarrire. E io, come vi ho detto, ho preferito usare qualcosa di serale perché voglio poter finalmente usare questo poncio la sera. Naturalmente io vi dirò alla fine quanto l'ho venuta lunga il mio rettangolo, nella parte iniziale comunque già ve l'avrò detto, comunque vi farò sapere perché adesso la sto ancora lavorando, una volta fatto ciò vi farò vedere anche come chiuderla e quanto chiuderla. Allora, io ho terminato la mia stola e mi è venuta larga circa 43 cm, lunga circa 40 cm. Adesso la voglio andare a chiudere per creare appunto il nostro poncio e per chiuderla faccio in questa maniera. La piego su se stessa dalla parte più lunga in questa maniera
E adesso andrò a cucire dall'esterno verso l'interno. Vi dirò alla fine naturalmente quanto ho lasciato cucito, in modo da creare lo scollo. Questo mi permetterà di avere un coprispalle, cucendo qui in alto e non come si cuce normalmente, di avere un coprispalle a poncio, e che si può indossare in due modi che penso avete già visto all'inizio del video. Quindi ripeto, io ho lavorato per circa 140 cm, ho piegato a metà la mia stola e adesso andrò a cucire qui in alto i bordi, lasciando lo scollo per il mio per far passare la mia testa. Quindi vi dirò alla fine per quanti centimetri sono andata a cucire. Allora, io ho cucito le mie due parti e qui ho lo scalfo per far passare la testa, e ho cucito per 40 centimetri. E qui ho il collo, quindi qui mi passa la testa. Per me va benissimo, è largo abbastanza, quindi ripeto, io ho cucito le due parti per 40 centimetri. Non farò alcun tipo bordino, quindi il mio poncio è terminato.